Adesso però parliamo di economia perché la Banca di Cambiano, una delle banche più storiche della Toscana e non solo, ha presentato il primo stralcio di bilancio per il 2016. La Banca di Cambiano ha presentato oggi in anteprima alla conferenza stampa nella sede fiorentina di Villa Fagan il bilancio relativo all'anno 2016, bilancio che sabato 6 maggio verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci a Castel Fiorentino. Un utile netto di 5,1 milioni di euro, pur dovendo far fronte a quasi 4 milioni di euro di assorbimento di oneri straordinari per il sostegno delle banche in crisi. Noi il 2016 lo definiamo un anno importantissimo nella storia della banca perché ha visto la conclusione con buoni risultati nonostante le criticità del momento generale ed è stato un anno importantissimo perché in questo anno si è portato a conclusione il processo della way out che appunto è quello che ci ha visto passare dal mondo delle BCC a Banca SPA coerentemente con la normativa di riforma del sistema del credito cooperativo. Un traguardo importante che ci rende consapevoli della responsabilità e della difficoltà che anche la nuova veste giuridica impone, ma che ci rafforza in quel convincimento, in quella fiducia che ci ha portato avanti per tanti anni fino ad oggi. Il direttore generale Alessandro Bosio annuncia i prossimi progetti della Banca di Cambiano nel Valdarno Aretino, territorio sul quale la Neo SPA sta investendo molto. Noi ad oggi abbiamo programmato e sarà realizzato entro il giugno un'apertura sulla piazza di Arezzo, già nel Valdarno siamo presenti con Figline e San Giovanni, la troviamo un'area di interesse con un positivo tessuto economico-produttivo e quindi siamo fiduciosi di poter rappresentare anche sulla città di Arezzo un elemento di positività e un arricchimento della struttura bancaria.